Ciao Val di Giovani, bentornati nel mio canale. Io sono sempre Filippo Evan, questa è la mia faccia delle 22:45 e sono appena tornato da lavoro. Non ho nemmeno cenato, ho detto fatemi fare sto video perché altrimenti io non riesco più a pubblicarli perché io vado via alle 6 del mattino da casa e torno che sono le 23, le 23:30. In mano ho uno scontrino di Lidl che mi è stato fatturato il 25 di aprile. Come sono rimasto a casa, non sono andato al villino, non sono andato da nessuna parte, ho detto mi faccio una passeggiata con mia madre il pomeriggio. Allora, perché vi mostro lo scontrino? Per farvi capire che, a parte le cose sottolineate, sono quello che vi mostro, gli altri sono i detersivi che non vi mostro. Per dirvi che io l'ho acquistato con i miei euro. Purtroppo mi rendo conto e vedo che ci sono tante persone che seguono, tanti seguaci che seguono e che si lamentano della non trasparenza di alcuni YouTubers. Anche io alle volte mi rendo conto che ci sono miei colleghi che non si capisce se quella cosa l'hanno comprata o gli è stata data dall'azienda. Che dico? Che te cambia? Dillo. L'ho acquistata? No, non l'ho acquistata. Non vale scrivere solo giù nell'info box io ho acquistato questi prodotti con i miei soldi oppure è una collaborazione, perché molti non lo leggono e tu come YouTubers, per esempio io come YouTubers, sono in dovere ed è giusto nei vostri confronti dirvi se io l'ho acquistato o meno. E quindi è giusto dirlo non soltanto, scriverlo nell'info box, ma anche durante la ripresa da quest'occhio. E quindi io vi dico ufficialmente che io li ho acquistati. Vi faccio vedere. Allora, come prima cosa ho acquistato due pacchi di calze. Io vi faccio vedere queste di qua grigia. Sono quelli corti. Allora, ce ne sono 5 per ogni pacco, quindi in tutto 10. E io li ho pagati 3,99 euro a pacco. Quindi all'incirca 8 euro insieme. E questi li ho presi. Ah, ecco, non vi ho fatto vedere. Questi sono neri, bianchi e grigi. Questi invece sono bianchi. Poi ci sono blu, grigi, un altro blu un po' acceso e rosso. Poi ho comprato le sneakers, le scarpe, sia nere che grigie. Ecco qui. Allora, quelle grigie sono fatte in questo modo. Sono veramente molto confortevoli, sono morbidi, all'interno hanno un cuscinetto veramente morbido, non si sentono. E ho preso queste grigie e queste nere per l'estate e li ho pagati 7,99 euro a paio. Poi ho acquistato le magliette. Allora, ho acquistato questa magliettina qui rossa. Questa magliettina qui rossa, che è molto sparafrisciata dal video, ma in realtà è molto più tenue. Poi ho preso questa di qua, sul giallino. Poi ho preso questa verde. Questa verde. Poi ho preso questa bianca. Poi ho preso due grigie. Questa è una e questa è l'altra. Allora, questi qua allora hanno il collo a cerchio, non a V, ma al cerchio, comunque non mi viene la parola. E questo qui, questa etichetta qui attaccata, che praticamente è stampata, è un po' come quelli di Benetton, della Sisley, eccetera. Sono molto molto morbidi. Io l'ho presi di una misura un po' più grande perché lavorando con i bambini, adesso poi soprattutto in estate, mi servono cose comode. Queste maglie, le t-shirt, sono venute 2,99 euro ciascuna. E poi alla fine ho preso anche i Bermuda. Ho preso questi neri. Madonna mia, ma com'è che si vedono così grandi? Cioè, praticamente tutto schermo. Allora, c'è questi di qua, che sono quelli neri. Questo blu, che in realtà loro lo chiamano blue jeans, che non capisco perché, in realtà dei blue jeans non c'è niente. Poi, questo blu
palafrisciato, e alla fine questo grigio. Li ho comprati perché, avendo preso già le tute nei mesi scorsi, mi sono trovato bene e ho detto: guarda, prendiamoli così almeno mi sto comodo. Mi sono vestito anche per l'estate, poi mi manca soltanto di prendere alcune cose. Niente, allora il video è finito, spero che vi sia stato utile, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto piacere rivedere questo faccione qui, e noi ci vediamo sempre su questi schermi. Ciao ciao!